Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con un nuovissimo video. Io sono Natasha, ma potete trovarmi su Instagram con il nome di studybreak2.0. Bentornati ragazzi con un nuovissimo video. Allora, si avvicina il periodo di Natale ed è la mia festività preferita e sono tutta felice e non so se si è notato anche che amo il Natale da questo bellissimo maglione. E vi svelo una cosa, questo maglione praticamente assieme a un altro che è color azzurro cielo. Detto questo, allora, il video di oggi è un video che ho deciso di fare per aver raggiunto una soglia, che sono i 6.000 iscritti! Yeah! Sono troppo felice di aver raggiunto 6.000 iscritti, sono molto felice, perché sono felice di come sta andando il canale, di come sta andando anche la pagina Instagram. Voglio solo dire che secondo me non è una cosa, diciamo, sì, potete dire che sono molto pessimista, ma effettivamente con così nel mio carattere, diciamo che sono pessimista per me stessa ma ottimista per gli altri. Cerco di motivare gli altri a fare meglio, di incentivarli, però con me non riesco a farlo perché sono davvero tanto pessimista. Infatti ci sono molte persone carine che sulla community di YouTube che sto andando adesso e oppure anche solo su Instagram nel direct mi dicono che dovrei avere più iscritti, però io sono sicura al 100% che non diventerò mai... Non voglio utilizzare famosa perché secondo me le persone famose sono altre, come attori, cantanti, però comunque arrivare a certi livelli, tipo, adesso faccio un esempio, 50.000 iscritti, secondo me non arriverò mai a quel livello perché non è una critica, è solo un dato di fatto ai miei occhi. Su YouTube vanno molto quelli che sono i personaggi. Io ad esempio YouTube lo faccio per passione, non voglio e non intendo che diventi un mio lavoro, e lo dico qua, se poi dovesse capitare linciatemi sotto nei commenti. No, scherzo, non diventerà mai il mio lavoro perché il mio lavoro nella vita sicuramente sarà altro e io diciamo che sto studiando per fare quello che è appunto un lavoro e non è questo di YouTube. Questo di YouTube è più che altro una passione, è un hobby perché mi piace condividere con le persone che diciamo la pensano come me o che hanno le mie stesse passioni, quelle che sono le cose che amo, e magari anche dare una mano, incentivare, come dicevo prima, davvero a me fa davvero tanto piacere. Niente, stavo dicendo, appunto, questo è un video per i 6.000 iscritti e ho deciso di fare un Ask Study Break, e infatti sotto un post che è esattamente questo qua con Don Chisciotto, perché l'ho chiamato così lo scheletro, ho chiesto appunto di farmi delle domande per creare questo nuovo video. Allora, partirei con la prima domanda che è stata fatta da Dricky Surprise, penso sia Dricky o Drikey, però non so, Dricky Surprise, vabbè, mi chiede: cane o gatto? E ovviamente ti dico cane perché a me i gatti non piacciono. Allora, accarezzarli qualche volta sì, però l'idea di avere in casa uno di questi due animali, sicuramente il cane, anche se io preferisco i roditori, però il cane tutta la vita, e più precisamente un bellissimo o corgi, mamma mia che bello, oppure un bulldog di quelli ciccioni sbavosi che russano quando dormono. Sì. Martina Ferrera chiede: film preferito, anzi fa più delle domande, film preferito, hai sorello o fratelli, se sì come si chiamano, qual è il tuo hobby, qual è il tuo oggetto preferito della tua cancelleria, materia preferita, social che utilizzi di più, ti prego saluti, mi chiamo Martina, ciao Martina. Allora, film preferito, ce ne sono troppi, io amo vedere film, non ho un genere preferito, anche forse sì, forse il fantasy è quello che mi piace più di tutti. Io amo lo spazio, infatti avrei voluto diventare un astronauta e studiare magari ingegneria aerospaziale, ma non ho passato il test ingegneria, perciò la mia strada è stata un'altra, quindi direi Armageddon. Ogni volta che vedo Armageddon scoppio in un pianto isterico alla fine perché è stupendo come film. Hai fratelli o sorelle? Sì, ho un fratello che è di là che sta ripetendo matematica, perché lui studia matematica all'università, e se sentite qualcuno in sottomondo che fa è mio fratello che ripete in cucina, abbiamo le pareti abbastanza sottili, è più piccolo e ha 20 anni. Poi, e si chiama ovviamente Andrea, non l'ho detto, mi sono dimenticata. Qual è il tuo hobby? Allora, il mio hobby è
cantare e ballare, sinceramente mi piacciono tutte e due. Dicono anche che sono abbastanza brava sia a cantare che a ballare. Vi riporto quello che mi dicono. Qual è il tuo oggetto preferito della tua cancelleria? Sicuramente, vabbè, sono gli evidenziatori e in particolar modo i midliner. Materia preferita? Allora, se intendi all'università, la mia materia preferita è stata tecnologie dei processi produttivi. Alle superiori, inglese, io adoro inglese. So ciò che utilizzi di più, ovviamente Instagram, perché io Instagram lo adoro. Ottavia Valentini chiede: Ask Study Break 2.0, come e quando hai iniziato a appassionarti alla cancelleria? Mi saluti, mi chiamo Ottavia. Ciao Ottavia, bellissimo nome tra l'altro. Comunque, ho iniziato ad appassionarmi alle medie quando c'era arte. Per la prima volta avevo lezione di arte. La professoressa, che ai tempi si chiamava già professoressa, ci aveva dato una lista di tutti quegli oggetti che dovevamo acquistare per poter fare, appunto, per poter studiare arte, tra cui i fogli, gli F4, avete presente, le tempere, le matite, i pennarelli. Boh, da lì in poi ho cominciato ad amare tutti questi colori e notavo che studiando con i colori riuscivo a studiare molto meglio e apprendevo più facilmente rispetto che sottolineare solo con la matita e il rigallo. E da lì in poi, soprattutto alle superiori, ho iniziato ad appassionarmi a collezionare questi colori, perché a me mettono tanta allegria, davvero, anche averli qua nella scrivania, che voi adesso non potete vedere, però mi rallegra, non so spiegarlo. Emilio Salgari, spero di aver detto bene il cognome, chiede: tratto pen o stabilo point? Non mi fate fare queste decisioni, non lo so. Dipende da come mi sento, perché a volte preferisco il tratto pen, a volte gli stabilo. Però se dovessi scegliere, stabilo, i point 88, sì. Chiara Zangara chiede: animale preferito? Porcellino d'India. E ne ho anche uno. Margherita Patricelli chiede: quale facoltà hai scelto all'università? E mi saluti nel tuo prossimo video. Ciao Margherita. Allora, la facoltà che ho scelto inizialmente era lingue, e più precisamente lingue per il management e il turismo alla facoltà cattolica di Milano. Dopo un anno ho scoperto che quella non era la mia strada, nonostante io amassi le lingue, e avevo deciso di scegliere o fisica e poi specializzarmi in astrofisica, perché io adoro lo spazio, oppure fare economia, che mi avrebbe aperto sicuramente molte più porte nel contesto lavorativo. E per quello che ho scoperto essere la mia passione dopo qualche mese, diciamo che secondo me ho fatto la scelta giusta. Infatti adesso sto finendo economia, perché mi manca un esame alla laurea, e ho iniziato la magistrale in marketing. Ilaria Versa chiede: hai mai pensato di mollare o cambiare università? Prima di scegliere la tua facoltà, quali erano le facoltà che avevi preso in considerazione? Cosa ti piacerebbe fare dopo? Allora, mollare o cambiare università? Sì, perché come ho detto prima, ho cambiato università, la mia prima facoltà che ho scelto. E prima di scegliere la tua facoltà, quali erano le facoltà che avevi preso in considerazione? Oltre a lingue, che in realtà era la mia seconda scelta, e la prima era ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano. Cosa ti piacerebbe fare dopo? Sicuramente, allora, sono due le cose che adorerei fare. Prima cosa, lavorare nel contesto pubblicitario, quindi promozione, ecco, promozione di determinati prodotti, sia a livello televisivo, giornali, ma soprattutto social, mi piace tantissimo l'idea. Il mio secondo, diciamo, desiderio, che è quello un po' meno realizzabile, è quello di aprire un bar. Ma non un classico bar dove si va la mattina a fare colazione o vai per pranzare, ecco, ma è un bar che è molto simile a quello, magari a quelli americani, e non solo, perché ho visto che anche in Corea hanno queste tipologie di bar, dove praticamente gli studenti vanno lì e si trovano per studiare o anche studiare da soli, quindi dei bar con dei tavoli abbastanza ampi, magari un bar con una sezione apposita proprio solo bar, che vai lì a berti un caffè, un tè con gli amici, e altre stanze dove gli studenti possano studiare, e non dico solo studenti universitari ma anche delle superiori magari, perché secondo me l'idea di andare in un bar con un caffè a fianco e non essere a casa soprattutto aiuta tantissimo a studiare, perché io a casa tendo a studiare molto meno rispetto a quando vado in biblioteca o in università. Martina Lombardo chiede: che media hai? Con quanto sei uscita dalla maturità? Scusa per la curiosità con la faccina che ride. PS, mi saluti, ti adoro, grazie Martina, ciao. Comunque, che media ho? Ho una media bassissima. Ho la media del 22.9 qualcosa, che è quasi 23 su 30. Adesso vedrò
prenderò con commerciale, magari la media si rialzerà oppure si abbasserà per magia. Non ho una media molto alta perché i miei primi 2 anni li ho passati ad accettare anche 18, così quando potevo magari dare molto molto meglio. Quindi diciamo che l'esperienza universitaria agli inizi non sai bene come prenderla, hai sempre l'ansia di dover finire presto e magari giusto, dipende dai professori, perché purtroppo io questo ambito dei professori che non ti fanno passare gli esami per ben 7 volte l'ho provata. Detto questo, diciamo che agli inizi non sai proprio come affrontare il contesto università, perché è un contesto nuovo, e quindi appunto per l'ansia e la fretta che ti mettono familiari, finisci subito, dai, dai, studia, i 18 che prendi, 18-19, tendi ad accettarli, e con magari voti alti come il 30, i 29, 28, 27, diciamo che andandosi a sommare non esci con una bella media, però diciamo che ho deciso di mettermi in gioco con la magistrale, e devo essere sincera, i primi voti che ho preso sono stati molto soddisfacenti, perché ho preso un 30 come primo voto e 11,4 su 16, e ovviamente posso migliorare col secondo parziale di matematica, ovviamente, quindi sono molto molto contenta. Nella modalità sono uscita con 84 su 100 e non ero molto soddisfatta io, anzi ero arrabbiatissima, perché io volevo uscire con il 90 per come mi erano andati gli iscritti, per come io studiavo alle superiori, perché sono uscita con la media dell'8,5, però dagli iscritti, crediti più gli iscritti, sono uscita col 60, quindi diciamo che ero già praticamente diplomata, potevo andare anche lì a fare quasi scena muta all'orale e passavo lo stesso, però l'orale non mi è andato molto bene, nel senso sì, mi è andato discretamente, ho preso 24, però purtroppo non... ero stanca, perché sono arrivata all'ultimo giorno degli esami orali, che era, ricordo ancora, il 2 di luglio, e vedevo tutti gli altri con le foto in vacanza, e io lì sui libri a studiare e ripetere le cose, era stato davvero stressante. Monica Gremmo chiede: animale preferito? L'ho detto prima, che è il porcellino d'India. Dolce o salato? Direi decisamente salato. Canzone preferita? Non ho una canzone preferita, mi piacciono tante canzoni, e soprattutto in ambito K-pop mi piacciono tantissimo. Cantante preferito? Ovviamente non c'è un cantante, ma un gruppo, credo siano proprio i BTS. Marca di penne che ami o che odi? Allora, marca di penne che amo, sicuramente amo tantissimo le Pentel, e non solo quel che ho fatto vedere nel video dei preferiti, ma anche proprio le Pentel generiche, anche quelle a gel eccetera eccetera, di tanti altri tipi. Marca che odio? Direi proprio le Stadler. A me le Stadler, quelle lunghe con la pennina, appunto la punta lunga, non mi piacciono per niente, non riesco a scriverci. Festività preferita? Direi che si è capito. Che cosa ti piacerebbe ricevere per Natale? Tante cose, però in particolare una macchina fotografica, di quelle digitali, per poter registrare dei video di qualità migliore rispetto ad adesso. Sì, questo sarebbe proprio il regalo che vorrei ricevere. Allora ragazzi, le domande sono finite, in realtà ce n'erano altre ma si ripetevano, e non sono riuscita a farle tutte perché siete stati davvero in tanti a farmi le domande, però sono felicissima di questo. Spero che con questo video mi sia fatta conoscere molto di più. Se volete farmi altre domande alle quali non ho risposto, fatemele pure qua sotto in descrizione, che risponderò sicuramente, sapete che rispondo a tutti. Detto questo, se il video vi è piaciuto mettete un bellissimo like qua sotto, vi ricordo che potete trovarmi su Instagram e il link ve lo lascio sempre sotto in descrizione. Detto questo, ci vediamo con un prossimo video, ciao! Effettivamente c'è Prime, ma perché c'è fornito da un altro negozio, è richiesto un tempo supplementare di consegna. Quindi arriva mercoledì, che non serve niente? Sì, però è comunque Prime, ma è in collaborazione con quel negozio che ha dei costi. Cioè, se non vuoi la spedizione con costi aggiuntivi, devi attendere il 5 dicembre. Perfetto, non mi serve a nulla.